Questa è la serie B-Win. Lanciano-Empoli, decima giornata di serie B-Win. Sfida delicata in chiave salvezza. Abruzzesi a quota 8, Empoli a 3 punti, conquistati 4 sul campo considerando anche la penalizzazione. Partita in cui entrambe le squadre hanno bisogno di punti salvezza pesanti. Assisteremo quindi a una sfida molto interessante e importante per il futuro di entrambe. Si parte il fischio d'inizio del signor Mariani. Ripartenza interrotta nella zona centrale del campo, pallone filtrante per lo scatto in contropiede di Falcinelli, la conclusione, salvataggio sulla conclusione di Falcinelli a portiere battuto sulla linea. Moro in mezzo, la sponda, Tavano ancora per Maccarone che entra in area, la conclusione di Maccarone ed il gol del vantaggio dell'Empoli, lo segna Massimo Maccarone al 19esimo, Lanciano 0, Empoli 1. Massimo Maccarone, secondo gol stagionale per lui. In questa occasione Lanciano, errore ancora in disimpegno, croce. Ripartenza ancora in velocità di Maccarone, si inserisce ancora Maccarone in area di rigore, Maccarone il tiro, palla di un soffio alato. Ci sono Turchi e Volpe vicino al pallone, battuto corto, Turchi prova in mezzo per Fofana, finta la girata, blocca a terra sulla girata di Amenta il portiere Bassi. Cross, pallone pericolosamente in area di rigore, la girata da parte di Cristiano e palla alta sopra la traversa da ottima posizione. Rimessa laterale in area di rigore, il gran tiro al volo provato da Saponara. Ancora Maurini che appoggia. Cross, colpo di testa a liberare in posizione centrale, poi grandissimo gol al volo da parte di Saponara. Si va, secondo tempo a Lanciano, tra Lanciano e Empoli, con il 2-0 in vantaggio la formazione toscana. Nel frattempo sul fronte opposto la conclusione ma centrale di Tavano. Sale Tavano alla sua destra, c'è anche Saponara in mezzo ed è quest'ultimo che viene servito. Saponara in area di rigore, ancora Saponara, conclusione e le ali sul primo palo, blocca sicuro. Rimessa già effettuata dall'Empoli. Palla in area, il pallone in mezzo al liberissimo Signorelli che ha realizzato il gol che chiude il match. Completamente libero Signorelli, si è trovato liberissimo a tu per tu con le ali, doveva solo depositare in rete. Contropiede ancora e spreca incredibilmente Tavano la palla del possibile poker. Punizione già battuta da Volpe in area, colpitore di testa Menta, Fofana al volo, risponde Bassi e poi il tap-in di Ceccarelli. Vastola, cross di Aquilanti, la girata spettacolare da parte provata di Testardi. Scade il 94esimo. E il signor Mariani proprio in questo istante manda tutti negli spogliatoi a Lanciano. L'Empoli batte la Virtus Lanciano per 3-0.